Eccoci qui nel nostro angolo dedicato alla creatività e oggi a grande richiesta si parla di foglia argento, una sottilissima foglia per la decorazione. Abbiamo già visto in altre puntate che cosa si può fare con la foglia argento, ma oggi, proprio perché è stato richiesto da tante amiche, rivediamo come si fanno dei sottili orecchini in filigrana e li andremo ad argentare. In un'altra puntata li avevamo visti dorare, eccolo qua il nostro orecchino dorato, e questo qua adesso in pochi minuti lo faremo tutto bello argento per un'estate sciccosissima, devo dire. Allora, che cosa serve? Serve della sottilissima foglia argento, che come abbiamo visto prima, e sono pacchettini da 25 fogli. Di una grandezza 16x16, logicamente non è argento vero, è simile argento. Sappiate che esiste in argento, in oro e in rame. Poi che cosa serve? Serve della colla per dorare, a base acqua va benissimo, o se volete essere proprio bravissime esiste anche la missione a vernice a 3 ore. Con quella fate veramente un bellissimo lavoro, ma è un pochino più complicata. Diciamo che a livello bistico possiamo usare la colla a base, la colla per doratura a base d'acqua. Poi che cosa serve? Serve lacca decerata per proteggere la nostra sottilissima foglia. Mi raccomando, questo è un prodotto assolvente, è un prodotto che i bambini non possono assolutamente utilizzare. I pennelli, dopo aver utilizzato questo prodotto, si lavano con alcol a 99 gradi, mi raccomando. Se vogliamo anticare la foglia argento, possiamo usare del bitume. Del bitume, come potete vedere, è scuro e anche questo è assolvente. Attenzione che anche questo i bambini non lo possono assolutamente utilizzare. Procediamo. Prendiamo un pennello, uno stuzzicadente e prendiamo un pezzettino di scotch. Questo ci serve per creare una base per poter tenere in mano il nostro sottile orecchino, se no non riusciremmo a lavorare. Mettiamo lo stuzzicadente attaccato alla punta del pennello e lo fermiamo con un pezzettino di scotch. Logicamente ne devo preparare due perché sono due gli orecchini. Prendo un altro pennello e questo vi chiedete: ma come mai Lara fai questa operazione? Perché quando si cercano gli stuzzicadenti di tipo spiedini, quelli lunghi, logicamente non si trovano e quindi ti devi inventare con quello che hai. Lo stuzzicadente è più facile trovarlo, pennelli a noi non mancano e quindi utilizziamo questo piccolo trucchetto. A questo punto che abbiamo creato questa nostra base, mettiamo l'orecchino infilato sopra il nostro stuzzicadente e così abbiamo il nostro appoggio per poter lavorare, perché nel momento in cui mettiamo la missione non possiamo assolutamente toccare. Poi potremmo mettere il nostro orecchino con il pennello all'interno del nostro recipiente in modo da farlo asciugare in questo modo qui. Nel frattempo io prendo un attimo la colla missione per doratura, la metto in un piattino e prendo un altro pennello per poterla stendere sulla base del mio orecchino. Quindi abbiamo detto, ci siamo preparati il nostro pennello con un supporto come supporto con lo stuzzicadente, infiliamo l'orecchino all'interno del nostro stuzzicadente, lo incastriamo bene e cominciamo a stendere la missione a pennello asciutto. Non ho bisogno assolutamente di acqua in questo momento, quindi prendo la mia missione ad acqua o la mia missione a vernice e vado a stendere un velo sottile sulla base del mio orecchino. Dovete fare molta attenzione in questa operazione perché la missione deve essere applicata su tutta la base, ma non ce ne deve essere troppa e soprattutto non dimenticatevi di metterla anche sotto. Quindi ricarichiamo il nostro pennello e andiamo a mettere la nostra missione anche sotto all'orecchino.
Nell'applicare la missione c'è il rischio di fare delle palline di prodotto, di metterne troppo, quindi in quel caso lo dovete subito spennellare per tirare via. Mi raccomando anche il sottile bordo dell'orecchino, della filigrana, va applicato, e anche il buchino dove poi andremo a mettere la nostra monachella. A questo punto mi sembra di averla stesa dappertutto, ripongo, come ho fatto vedere prima, il nostro pennello all'interno del lavapennello, in modo da che non tocchi da nessuna parte, e lo lasceremo asciugare per circa un'oretta. Non spaventatevi, io li avevo già preparati pronti per poter argentare. E adesso mettiamo la missione sull'altro orecchino, così poi anche questi due potranno essere argentati nello stesso tempo. Quindi abbiamo detto che prendiamo la missione ad acqua e l'applichiamo in uno strato sottile su tutta la superficie. Questo bianco che voi vedete nell'asciugare diventerà completamente trasparente. Mi raccomando, le parti interne, anche se sono sottilissime, vanno spennellate, perché dove non ci sarà la missione, la nostra sottilissima foglia non aderirà assolutamente. Facciamo il bordo esterno dell'orecchino in questo modo. E poi passiamo anche nella parte sotto del nostro orecchino. Personalmente non sto a girare l'orecchino, se volete lo potete anche girare che non succede niente. La cosa importante è spennellare bene e guardare che non si creino tipo queste parti di bianco, ma andare a toglierle, perché sennò rimangono proprio delle montagnette e non è assolutamente bello. In questo modo qua. Ok, mi raccomando, fate anche la parte dell'anellina dove andrà applicata la monachella, perché ce la dimentichiamo sempre, sempre, sempre. A questo punto posso mettere il mio orecchino ad asciugare. Sempre lo ripongo qua nel portapennelli. Ecco, a questo punto il mio pennello, perché avevo utilizzato della colla da doratura d'acqua, lo posso lavare in acqua. Se fosse stato invece della missione a vernice a 3 ore, si deve pulire con il solvente. Mettiamo nell'acqua e procediamo. Io prima di entrare in diretta avevo preparato gli orecchini con la missione, circa passata un'oretta, e sono pronti da dorare. Cosa vuol dire sono pronti da dorare o argentare? Che quando si toccano fanno una sorta di cic, sono leggermente appiccicosi. Allora, questo è il punto giusto per la doratura. Come potete vedere, il bianco è completamente scomparso, cioè sono molto molto lucidi, perché è il lucido della nostra colla. Adesso lo ripongo un attimo e comincio a preparare la mia foglia argento. Come abbiamo detto prima, le foglie esistono in argento, in rame e in oro. Allora, prendiamo una foglia intera, come potete vedere è veramente molto sottile, quindi mi raccomando, chiudete le finestre, non fate questa operazione con della corrente, e facciamo un pacchettino. Quindi prendiamo il nostro sottile foglio e lo andiamo a piegare in 4, come piegare un semplice fazzolettino, in questo modo, e poi capirete il perché. E ve ne preparate un secondo, quindi riprendiamo la nostra foglia. Per ogni orecchino servono circa 2 foglie. In questo modo lo andiamo a richiudere. Così. Preparo subito anche gli altri 2, perché noi abbiamo 2 paia di orecchini, quindi per i 2 paia di orecchini serviranno in totale 4 fogliettini d'argento. Quindi lo prendiamo e cerchiamo di piegarlo il meglio possibile, in questo modo. Logicamente io sto facendo degli orecchini, però potreste fare dei ciondoli, potreste fare delle collanine, potete ricoprire con questa tecnica tutto quello che desiderate. Le foglie d'argento, come potete vedere, sono protette da questo sottilissimo velo, che logicamente va scartato, e prendiamo solamente la foglia che ci interessa.
quindi la andiamo a ripiegare in questo modo. Vi ricordo che questo non è argento o oro vero, ma è simil argento, simil oro. Fatto questa cosa qua, riprendo il mio orecchino. È passata circa un'oretta ed è pronto per essere argentato. Questa è un'operazione molto simpatica. Allora, prendiamo il nostro pacchettino d'argento che abbiamo piegato in quattro e lo andiamo ad applicare nella parte sopra dell'orecchino e lo facciamo aderire perfettamente. Pieghiamo le parti in eccesso che vanno a coprire completamente il nostro orecchino come incartare una caramella e poi leggermente lo andiamo a schiacciare per farlo posizionare bene. Per bene, prendiamo il secondo pezzettino e lo andremo a mettere nel retro dell'orecchino, come potete vedere. E facciamo la stessa cosa, la parte eccedente di foglia la andiamo a riportare sul davanti. A questo punto si è staccato dalla mia base del pennello, ma va benissimo. Comincio a schiacciare con le mani sulla mia sottilissima foglia in questo modo. Allora, perché ho fatto quattro strati di foglia? Perché il primo strato probabilmente si sarà rotto toccando la parte metallica dell'orecchino, della filigrana. Probabilmente si sarà rotta anche la seconda, la terza o la quarta strato di foglia, si sarà incollato perfettamente, lasciando meno buchi possibili. Quindi andiamo a schiacciare in questo modo. E questa è la stessa tecnica che si utilizza per fare le cornici di legno. Schiaccio tutto per bene il mio orecchino sia davanti che dietro. Come potete vedere, l'eccedenza di prodotto sta scendendo come piccoli fiocchi di neve e andiamo a finire questo orecchino e lo lasciamo in questo momento. Lo appoggiamo, prendiamo il secondo perché vanno argentati insieme. Penso che poi sarò sgridata per tutte le fogliettine argento che sto facendo. Noi a casa abbiamo i mariti che ci pensano a sgridarci di tutto quello che lasciamo in giro quando lavoriamo. Però tanto alla fine tocca sempre pulire a noi e quindi divertiamoci. Quindi avete visto, abbiamo messo sia la parte argento sopra, la parte argento sotto, togliamo il pennello con lo stuzzicadente perché non ci serve più e andiamo a richiudere tutto il pacchettino anche velocemente in questo modo. Mi raccomando di schiacciare bene. Nel momento in cui schiacciate sulla filigrana sentirete l'aria che fa cic cic che esce perché si andrà ad incollare la nostra foglia. Come potete vedere sta cominciando a venire il nostro bellissimo orecchino. Mi tolgo più possibile foglia dalle mani e prendo a questo punto un pennello sempre asciutto e comincio ad andare a ripulire l'eccedenza del nostro orecchino in questo modo qua. Tutto per bene, come potete vedere il nostro orecchino sta proprio nascendo nelle nostre mani. Avete visto che bello? Guardiamo anche la parte dietro. Come possiamo vedere, il nostro orecchino da una semplice base marrone che non è che dicesse molto è diventato un orecchino che sembra quasi un orecchino da gioielleria, proprio molto elegante e molto fine. Ok, velocemente vado a ripulirlo in questo modo qui, prendo l'altro e avete visto che con i quattro pacchettini di foglia non ho assolutamente buchi o parti marroni che si intravedono. Bisogna lasciare asciugare almeno un giorno, poi potete dare una mano di vernice di lacca decerata per proteggere se desiderate. Ok, evitare di spruzzarsi lacca sui capelli o così via quando avete indosso gli orecchini perché comunque risultano sempre molto molto delicati. Come potete vedere il nostro orecchino è completamente argentato. Per terminare, ecco, mi raccomando, tutta la parte che è scesa, tutta questa parte qua la possiamo recuperare,
la possiamo mettere all'interno di un vasetto e recuperare per un altro paio di orecchini. Prendiamo a questo punto le monachelle oro o d'argento, come voi desiderate. Vedete le mie mani che sono tutte belle in argentate, ma si riesce a lavorare lo stesso. Apriamo con la pinza la nostra monachella in questo modo qui, come potete vedere, e andiamo a infilare l'orecchino all'interno della monachella e poi andiamo a richiudere senza problemi. Se volete essere sicure potete mettere una piccola goccettina di attac in modo che il nostro orecchino non si stacchi. Se desiderate potete mettere un piccolo Swarovski che scende, una perlina all'interno per abbellirlo. Questo è un modo simpatico e veloce anche per recuperare vecchi oggetti, vecchia bigiotteria che magari non vi piace più o magari ha dei colori shock che io così non me lo metterei, però oro o argento o rame diventa completamente un altro orecchino. Allora, vi ricordo che sul mio sito laravella.com potete trovare tante spiegazioni, potete trovare l'elenco dei prodotti utilizzati. Questa è la pagina Facebook dove mi potete scrivere, dove potete richiedere informazioni. Guardate che meraviglia di cascata che c'è sulla pagina. Potete trovare anche curiosità della vita personale di tante autrici. Questo è il sito invece Creare Insieme, dove potete rivedere tutti i video della trasmissione Mani di Lara di TRC e chiedere i vostri consigli e fare le vostre richieste se volete vedere un qualcosa di particolare. Vi saluto, spero che vi sia piaciuto questo bellissimo orecchino che metterò molto probabilmente stasera a cena, sperando in una cena romantica. Ciao a tutte! Non sapevo più cosa dire. Chi c'ha l'amorosa? Chi li vuole?